Avete presente quando sa tutte le cose che potreste perdere di cui non ve ne frega niente? Perdete oppure lasciate da qualche parte dove non riuscirete a tornare prima di qualche giorno. Ci lasciate l'unica cosa che vi serve in quel momento? Ecco, questo sono io con le mie cuffie. RIP. E solo e oggi siamo di nuovo su Slender the Great Breakfast. Non ho ancora capito perché non riesco a sistemare il volume del gioco. Ma possiamo iniziare. Parsec Production. Ragazzi, l'inglese, le basi proprio. La parte delle basi. Mamma. Slender 8 pages, mi fa piacere. Ah, si inizia da così, è vero. Insomma, riesco a camminare, dico camminare, non... Ma che si fa anche correre, innanzitutto vediamo se qua in zona c'è per caso qualche pagina, che io ogni volta spawno qua. E non so se magari qua attorno c'è la prima pagina da trovare oppure no. E quindi io continuo. Ma adesso sto qua a fianco, quindi nel dubbio. No, qua non c'è niente. Grazie al cielo. Comunque, scialla. C'è la notte stellata, ci sono un po' di alberi. Io sono soltanto una zona delimitata che se scavalcassi potrei benissimo andarmene. Non posso più andarmene perché non trovo manco limite. Vedete? Ma io mi chiedo, ma che problemi c'ha il giocatore? Cos'è sta roba? Ma quando i rami sono fatti così? Adesso mi devono spiegare come hanno fatto quest'albero. Comunque. Allora, dobbiamo trovare le 8 pagine. Perché mi hai spinto la faccia brutta imbecille. E soprattutto, perché non corri più? Tempo fa con un tastino correva. Ma è passato il tempo? Quest'albero qua mi ha messo un attimo. Secondo me ce l'ha un significato, perché non puoi aver messo un albero così. Cioè tutto regolare, tutto liscio, dritto, quel che vuoi. Tuo padre anche un po'. Invece no. Niente. Pensavo ci fosse una pagina, ma non c'era. Mi fa piacere. Da un po' il volume. Che non ci stiamo ancora abbastanza calando in mano. Laggiù c'è qualcosa. Nascondessi in quella casa tipo camperassi quel gioco, dite che funzionerebbe. Io non credo, ma non importa, qua la pagina poi non devo fare Hollows, cioè segue. Cosa ci hanno messo a fare? Certo che per scoprirlo dovrei entrare, ma io scurazzo che entro. Non è neanche morto, cioè soprattutto la morte, perché entrare in una casa da morto è abbastanza difficile. Ma
che nei video si vede spesso, nei video dei grandi youtuber, quelli che a questo gioco ci sanno giocare, che tu devi entrare qua dentro, sperare che quello lì non ti incuri, cosa che sicuramente farà. Molto ma molto male, perché avendo lasciato le cuffie a scuola, io sono un gran genio che lascio le cuffie a scuola, non ho più il microfono delle cuffie, che era quello che funzionava meglio, come se funzionasse da Dio. Quindi di fatto io adesso sto registrando senza un microfono decente, quindi sentire una voce che fa pena. Ma va! Ma io non ci voglio credere.
Sono senza parole. Ma ero distantissimo. Vuoi dirmi che devo per forza ogni volta correre e non posso correre indietro per controllare che sto qua non mi si stia avvicinando? Vabbè. Io sono senza parole. Se il video vi è piaciuto. Beh. Se il video vi è piaciuto come al solito lasciate un commento e un mi piace. E se non siete ancora iscritti iscrivetevi. Soprattutto seguite i miei profili Instagram e Facebook che con i video trovate nella descrizione. Noi ci vediamo nel prossimo video. Bella a tutti!